c'è molta differenza fra il cercare di vendere qualcosa e il diventare talmente attraenti che sono gli altri a cercarti per chiederti di comprare da te. E spesso questo processo parte da un singolo contenuto talmente efficace da risultare un vero e proprio magnete attira clienti. Parliamo assieme. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice. Io sono Enrico Cecchini, responsabile dei sarti del web. Il mio lavoro è portare i clienti alle attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali grazie al metodo comunicazione su misura. Quando inizi a fare impresa, ma anche se fai il commerciale o stai dietro un bancone, ti rendi subito conto di una legge universale. A conti fatti, alla gente piace tantissimo comprare, ma spesso reagisce male quando sente, quando percepisce che qualcuno cerca di vendergli qualcosa. La società, non solo quella italiana, parliamo di tutto il mondo, ha unito la figura del venditore a quella del truffatore. Racconti, libri, film, storielle al bar e magari anche qualche brutta esperienza hanno contribuito a dipingere il venditore come qualcuno che deve per forza rifilarti una fregatura o venderti qualcosa di cui non hai nessun bisogno, solo per spillarti soldi. Devi assolutamente allontanarti da questo incubo. La tua azienda con questa roba non deve avere nulla a che fare. Immagina di non essere più tu a rincorrere i clienti. Sei tu ad attirarli. Loro ti vengono a cercare per chiederti consiglio. Là fuori succede di continuo. Succede nella vita professionale e in quella personale. C'è chi rincorre e chi si fa rincorrere. Chi ha il controllo e chi si fa controllare. Oggi parliamo di uno strumento in grado di aggirare il pregiudizio della vendita, ribaltando totalmente la situazione. È il punto di partenza per una campagna di comunicazione online di grande successo. È letteralmente un magnete in grado di attirare reale interesse. È il primo gradino di un percorso che trasforma dei perfetti sconosciuti in clienti affezionati che cercano il tuo prodotto o servizio col portafoglio in mano. Capiremo perché funziona e come costruirlo, e vedremo come noi sarti del web lo utilizziamo nelle strategie dei nostri clienti. E ti mostrerò 18 esempi pratici di magnete. Almeno uno di questi fa il caso tuo, e potrai cominciare a costruirlo già da domani. Perché il mio lavoro, lo scopo dei sarti del web, è aumentare il fatturato dei nostri clienti applicando la comunicazione su misura online. E qui in laboratorio sappiamo che il miglior venditore è quello che ti vende qualcosa senza venderla. I social sono un'enorme opportunità per tutte le piccole e medie imprese che vogliono lasciare il segno e raggiungere i loro obiettivi. Grazie alla comunicazione online, anche un'azienda che non dispone di enormi capitali può creare un canale di acquisizione clienti e aumentare costantemente il proprio fatturato. Vai su sartedelweb.it/newsletter e iscriviti. Ti invieremo ogni settimana i consigli più utili per capire come il digitale può aiutarti ad arrivare là dove hai sempre desiderato essere. Detto questo, proseguiamo con la puntata di oggi, che è la seconda della serie Come si vende online. Quella precedente è uscita domenica scorsa. Si intitola Le migliori parole per vendere online. Puoi seguire la puntata di oggi anche se non hai visto quella precedente, ma nel caso recuperala perché ti toglierà molti dubbi sulla creazione dello strumento di cui stiamo per parlare. Nel preparare l'argomento di oggi non ho potuto fare a meno di paragonare la vendita a quelle situazioni in cui più o meno tutti prima o poi ci siamo trovati nel corso della vita. Quando ero parecchio giovane, un ragazzino etero e cisgender, ho capito molto in fretta che i rapporti con l'altro sesso funzionavano secondo regole ben precise. Se ti avvicini alla ragazza che ti piace con la bava alla bocca e con intenzioni palesi, nella maggior parte dei casi non va a finire bene perché questa si allontana infastidita. I ragazzi che hanno più successo sono quelli che riescono a destare interesse nel loro bersaglio in maniera indiretta, senza buttare in campo un coinvolgimento esplicito, almeno non subito. Fine del paragone, ci sono altri canali che parlano dell'arte della seduzione. Qua parliamo di aziende, fatturato e clienti. E sono proprio questi al centro di tutto. Un'azienda con tanti e buoni clienti è felice e prospera. Un'azienda con pochi e pessimi clienti annaspa e infine fallisce.
anni fa erano le persone che volontariamente entravano nei negozi, negli uffici, nei ristoranti, nei saloni e così via. Chiamavano a tutte le ore per comprare. Era l'epoca della scarsità. Quello che avevamo era poco, quello che volevamo era tanto e i soldi ce n'erano a palate, quindi compravamo, compravamo, pagavamo, pagavamo. Ma ora quella bolla è scoppiata. I soldi ci sono, ma non in mano a tutti. E ciliegina sulla torta, la concorrenza si è moltiplicata. Oggi il potenziale cliente viene letteralmente aggredito da decine se non centinaia di aziende che vogliono prendere i suoi soldi. È normale quindi, e comprensibile, che abbia sviluppato delle abitudini protettive. Arriva il messaggio pubblicitario, lui tac, chiude la testa e lo fa rimbalzare via. Più spesso succede una cosa spiacevole. Quando il tizio A cerca il tizio B, è quest'ultimo ad avere il potere. Succede in ogni ambiente sociale e la vendita non fa eccezione. Chi viene cercato ha il potere, ha il vantaggio, ha il coltello dalla parte del manico. È per questo che sempre più spesso il cliente chiede lo sconto, chiede dilazioni di pagamento, chiede condizioni speciali. Lo fa perché può farlo, perché glielo hai permesso tu andandolo a cercare. Ribaltiamo totalmente questo gioco perché non ti conviene. Sin che le condizioni rimangono queste, puoi solo perdere. Il tuo primo contatto col cliente deve avvenire in un modo diverso, migliore. Devi posizionarti immediatamente come la scelta superiore. Lo strumento di oggi è perfetto in questo senso perché ti rende più credibile. Ti fa percepire come l'esperto o l'esperta del settore. Si chiama Lead Magnet. M-A-G-N-E-T. Da bravo romagnolo di tanto in tanto mi sbaglio e dico magnet, ma sempre quella roba è. La traduzione letterale è calamita per potenziali clienti. Ora vediamo cos'è, a cosa serve, come crearlo, perché deve assolutamente avere quattro elementi imprescindibili. Vedremo quanti tipi ne esistono al mondo e poi ti mostrerò 7 esempi di come noi SaaS del web lo usiamo per acquisire nuovi clienti, sia per noi che per le aziende che ci affidano la loro comunicazione online. La definizione secca di magnet è un incentivo, un contenuto che offri gratuitamente in cambio delle informazioni di contatto del potenziale cliente. L'obiettivo è di attirare l'attenzione di chi potrebbe diventare nostro cliente, coltivarlo un pochettino e contattarlo in un secondo momento. La gente non ama lasciare i dati, soprattutto gratis. Anche se su un sito vedo un form che mi dice lascia i tuoi contatti, non lo faccio, perché dovrei? Ma se in cambio ti do una cosa che ti serve, la musica cambia. Ti faccio un esempio molto semplice di una campagna di comunicazione online senza magnet e una con. Poniamo il caso di una sponsorizzata che va a colpire il mio pubblico di riferimento per portarli su un sito. Su questo sito viene spiegato cosa faccio e cosa offro e in fondo c'è un form per chiedere i contatti. Immaginiamo che 100 persone arrivano sul sito, il tasso di conversione in genere è basso e si attesta in media attorno al 3%. Quindi dei 100 visitatori avrò ottenuto solo 3 contatti. Li chiamo per proporgli il mio prodotto o servizio e ipotizzando che vado molto bene, molto forte, quindi ho un tasso di chiusura del 30%, avrò una vendita. Questi sono valori standard, ottenuti con una media di campagne online di comunicazione su molti settori diversi. Se invece inserisco la possibilità di scaricare i lead magnet nel sito, le percentuali cambiano. La prima conversione si attesta attorno al 25%, quindi dei 100 visitatori che arrivano sul sito avremo ben 25 contatti. Li chiamo per proporgli il mio prodotto o servizio e ipotizzando un tasso di chiusura anche più basso, diciamo per star sicuri del 12%, avrò 3 vendite, il triplo rispetto al primo tipo di campagna. Andiamo veloci perché questa è una puntata pratica. Ti darò tante informazioni secche che tu potrai applicare da subito nel tuo settore. Man mano che approfondiremo il concetto, capirai perché questo strumento è così importante e così efficace. Intanto vediamo le 4 caratteristiche del lead magnet. Innanzitutto deve essere gratuito, sempre, altrimenti crolla tutto il meccanismo.
L'efficacia nel farsi lasciare il contatto del potenziale cliente sta proprio nel fatto che non costa nulla, perché in questo caso scatta il principio di reciprocità, una delle tecniche di persuasione più efficaci e dalle origini più antiche. È una regola che porta a contraccambiare i doni che ci vengono fatti perché spinti da un senso di obbligo interiore. Quindi la persona può lasciare nome e mail, oppure nome, mail e numero di telefono. Se ci metti un prezzo, va tutto a farsi benedire. La seconda caratteristica è specifico. Il lead magnet deve rispondere a un'esigenza specifica del potenziale cliente, deve andare diretto su un problema e risolverlo. E deve essere un problema sentito, altrimenti perché il potenziale cliente dovrebbe sentirsi attratto e poi scaricarlo? Se ti stai chiedendo su cosa fare il contenuto, la risposta è su qualcosa che la gente cerca. Quindi intanto devi conoscere bene il tipo di persona a cui ti stai rivolgendo. Poi devi capire dove si muove. Guarda i forum, guarda i social, guarda i video su YouTube e i commenti ai post, guarda le recensioni sotto le pagine della concorrenza o del leader del tuo settore. Internet straborda di informazioni utili che possono arricchirti come non mai. Ci ho fatto sopra una puntata, si chiama Ascolta i social per vendere. La trovi su questo canale. La terza caratteristica è valore. Quello che il potenziale cliente troverà nel magnet non può essere acqua sporca, deve valere qualcosa. Quindi prima devi prometterlo con forza, poi devi mantenere la promessa. Se questo punto non ti è chiaro, vedrai che con gli esempi più avanti ti farai un'idea più precisa. La quarta caratteristica è immediata e semplice fruizione. Il contenuto non deve essere troppo lungo, a meno di non avere un buon grado di intrattenimento, ma soprattutto non deve essere troppo complesso né contorto. Ricorda sempre che la gente non ha la tua esperienza, non vive la tua vita, non ha gli anni di lavoro che ti ritrovi tu alle spalle. Quando si sente troppo indietro, la gente ci scatta dentro il disagio e tu la devi accompagnare per la manina verso di te, quindi vacci piano. Le caratteristiche principali le abbiamo viste tutte. Ora ti lascio qualche consiglio su dei dettagli che nel tempo, per esperienza, ho visto fare un'enorme differenza in positivo. Se il contenuto è testuale, cioè nella maggior parte dei casi, cerca di fare un PDF. Darà un'idea più professionale del tuo prodotto ed è 100 volte meglio di un semplice file di testo. Cerca di rendere il tuo lead magnet visivamente soddisfacente, graficamente impattante. Una volta inserito all'interno il valore, allora potrai pensare a farlo bello, perché ricorda che purtroppo non esiste una seconda occasione per fare una prima buona impressione. Il titolo deve essere incisivo e possibilmente deve escludere i non clienti, le persone che non vuoi nella tua attività. Ad esempio, se fai il wedding planner, può essere la lista delle 10 cose da fare il giorno prima del matrimonio, così hai la certezza di trovare un certo tipo di persona. Infine, metti la call to action, una chiamata all'azione, un invito a contattarti o a cliccare sul tuo sito o qualcos'altro che aiuti il potenziale cliente a fare un passetto in avanti verso di te. La timidezza è vietata, soprattutto se il lead magnet rispetta le 4 caratteristiche che abbiamo visto prima. Ricorda questa regola universale: se dai valore non è mai spam. Se stai dando qualcosa che vale, non devi assolutamente farti problemi a chiedere qualcosa in cambio. E per quanto riguarda la lunghezza, faccio una piccola precisazione. Anni fa feci un contenuto per attirare clienti nei site del web che durava quasi 1 ora e mezza. E tutti che dicevano: "No, Enrico, è troppo lungo!" La gente se lo scaricava per guardarlo a puntate. Mi hanno chiamato la mattina di Capodanno, la gente se lo guardava a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno. Altro che troppo lungo. Perché ha funzionato? Perché era fatto bene, perché rispondeva esattamente ai problemi dei miei clienti su misura. E quando tocchi i tasti giusti, voilà che l'attenzione della gente la prendi. Bene, ora vediamo i 18 esempi di magnet molto utilizzati e molto efficaci. Sono sicuro che qua dentro ne troverai almeno uno che fa il caso tuo. Presta la massima attenzione e fammi sapere se già li conoscevi, se ne stai già utilizzando qualcuno e che risultati ti hanno portato. Piccolo consiglio: per un'ottima strategia di comunicazione online uno solo non basta, meglio due,
anche tre. Magnete numero 1, il caso studio. È un contenuto in cui racconti la storia di successo di un tuo cliente, quindi descrivi la situazione di questa persona prima di incontrarti, il suo problema, poi come l'ha aiutata a uscirne e la sua vita ora. Possibilmente con foto reali, così acquisisci attendibilità. È utile per vari motivi, sia perché mostra alle persone cosa puoi fare, sia perché aiuta a stabilire credibilità e fiducia con i tuoi utenti. Più tardi te ne faccio vedere uno. Magnete 2, il report gratuito. Si tratta di un documento che fornisce una serie di informazioni preziose su un certo argomento o una situazione in modo del tutto gratuito. Se l'argomento è richiesto, se c'è molta curiosità in merito e se quelle informazioni non sono facilmente ottenibili, allora il report andrà letteralmente a ruba e per te vorrà dire valanghe di contatti. Magnete 3, il quiz. Ti assicuro che il quiz è uno strumento potente in grado di suscitare interesse e curiosità nelle persone. Inoltre può risultare molto divertente. È probabile che ti sia capitato di farne uno almeno una volta nella tua vita. Per essere chiari, l'utente arriva su una pagina e risponde ad alcune domande. Infine, per avere la risposta, deve inserire la mail, così la riceverà nella sua casella di posta. Posso dirti che qualche giorno fa, il giorno di Natale nello specifico, noi sarte del web abbiamo attivato un quiz per la pagina di un'azienda nostra cliente e abbiamo ottenuto una media di 95 contatti al giorno, quasi 100 mail al giorno grazie a un quiz. Ovviamente devi beccare l'argomento giusto, ma per farlo serve solo fare qualche test. Magnete 4, la checklist. Letteralmente la lista di controllo, una serie di punti da controllare prima di fare qualcosa. Per sua natura è molto semplice per il tuo potenziale cliente metterla in pratica, utilizzarla, quindi è molto apprezzata per la sua semplicità e per la sua immediatezza, come dicevamo prima. Magnete 5, il template. È un documento scaricabile con un modello specifico che chiunque può utilizzare modificandone una parte. Ho visto ad esempio dei template per inviare mail di auguri o di vendita, template per documenti legali e molto altro. È apprezzato perché basta scaricarlo e inserire i dati o le parole giuste nei campi vuoti. Magnete 6, la guida. Un contenuto che possiamo dire si trova nell'Olimpo di quelli più efficaci e ricercati. Se riesci a creare una guida su un argomento molto ricercato, avrai contatti letteralmente a pioggia e di conseguenza una serie di vantaggi rispetto alla concorrenza. Magnete 7, l'ebook. Un lead magnet molto utile e molto utilizzato. È un contenuto irresistibile per quel cliente che cerca molte informazioni su un argomento e vuole approfondirlo prima di comprare. Il lato negativo è che richiede molto tempo per essere preparato, perché si tratta in tutto e per tutto di un libro, anche se in formato digitale. Il concetto che deve passarti è che se ti posizioni come un esperto o un'esperta del tuo settore, la persona ti vedrà con occhi diversi. Tutti questi contenuti servono esattamente a questo e anche quelli che vedremo dopo. Quindi la fatica per realizzarli e poi per emetterli, per immetterli nel mercato online è assolutamente ripagata. Il gioco vale la candela. Magnete 8, il tutorial. Un esempio semplice di lead magnet di questo tipo è il classico 6 passi per riuscire a fare questa cosa. Si tratta di un contenuto che insegna in maniera molto sintetica a fare un determinato compito e se becchi l'argomento giusto non sta a me dirti quanto sia efficace. Se nel titolo metti un numero preciso riceverai una risposta migliore perché la gente si sente più rassicurata nel sapere quanti passi l'aspettano per fare una determinata cosa. Magnete 9, il corso di posta elettronica. L'utente riceve sulla casella di posta elettronica una serie di mail inviate regolarmente, una al giorno, una ogni qualche giorno o anche alla settimana. Riceve, dicevo, delle mail che insegnano a realizzare qualcosa di specifico. Spesso i corsi di posta elettronica vengono utilizzati per trasformare potenziali clienti in clienti a tutti gli effetti entro l'ultima mail. Magnete numero 10, il video di formazione. Un video viene sempre percepito come più prezioso rispetto a un testo scritto, più importante. Oltretutto, per molte persone il video viene considerato più leggero, di più facile fruizione per apprendere qualcosa, soprattutto se messo in confronto con un libro. Posso dirti che non devi per forza mostrare il tuo volto, puoi anche usare solo la voce e inserire delle immagini o delle slide scritte, ma sarò sincero.
poche cose sono così potenti ed efficaci come il mostrarti di persona. Secondo te, perché io faccio video con la mia faccia da anni? Magnete numero 11. La registrazione di un evento. Se hai partecipato a un evento o ti hanno chiamato o chiamata come ospite, allora sarà un ottimo contenuto da riprendere e regalare in cambio del contatto. Oltre al valore che diamo al potenziale cliente, abbiamo anche l'autorità derivante dall'essere stati presentati a quell'evento come invitati per parlare di un certo argomento. E se la vendita che facciamo è correlata a quell'evento, pah, champagne! Magnete numero 12. Il video splinter. È molto utile se hai un videocorso e vuoi promuoverlo. Questo lead magnet altro non è che i primi minuti del videocorso mostrati gratuitamente per dare un assaggio di quello che si riceverà quando lo si compra. Il videocorso su un concetto, su un lavoro, è un contenuto utilissimo per aumentare il tuo fatturato rispetto a quello che già stai facendo, ma ne parleremo in un'altra puntata. Magnete numero 13. La sessione di coaching. Se sei un esperto o un'esperta di un settore o di un argomento, puoi regalare delle piccole sessioni da 10 o 15 o anche mezz'ora in cambio del contatto. Di più te lo sconsiglio perché rischi di svilire la figura e di riempirti malamente l'agenda non avendo più tempo per lavorare seriamente. Magnete numero 14. Il contenuto esclusivo. Puoi promettere un contenuto che si ottiene solo ed esclusivamente lasciando il proprio contatto. Per farti un esempio, sta per uscire un nuovo videogioco su Star Wars, si chiama Star Wars Eclipse. E in fondo al sito troviamo un form dove lasciare i propri contatti, data di nascita, mail, eccetera, in cambio di immagini esclusive ad alta definizione. Di sicuro tantissimi appassionati hanno lasciato la mail per averle. Magnete numero 15. La prova gratuita. Si tratta di una piccola prova del prodotto o del servizio, limitata nelle funzioni o nel tempo. È molto diffuso nelle aziende che fanno software, ma anche altre aziende possono beneficiare di questo gancio di acquisizione e contatti. Ad esempio, si può offrire un campione gratuito del proprio prodotto, come fanno le aziende cosmetiche. Magnete numero 16. Il preventivo. Ti dirò la verità, non sono un grande fan di questa soluzione, ma la inserisco per completezza. Se il potenziale cliente è interessato ai nostri servizi, un preventivo in cambio del contatto può sbloccare la situazione, permettendoti di contattarlo in un secondo momento per spingere la vendita. Magnete numero 17. Il coupon di sconto. È una strategia utilizzatissima soprattutto dagli e-commerce. Ad esempio Zalando offre il 10% di sconto in cambio della mail, perché poi si lavora il cliente per fargli comprare di tutto e di più. Può essere utilizzato anche per sezioni specifiche dei tuoi prodotti o servizi, non per forza per tutto quello che offri. Magnete numero 18. Il catalogo. Alcune aziende lo usano con successo. Al variare del catalogo lo inviano ai già clienti e lo usano per invogliare i nuovi utenti a iscriversi alla newsletter. Visto che le persone hanno sempre voglia di novità e di sfogliare una rivista, cartacea o digitale che sia, è sempre un'ottima carta da giocare. Molto bene, abbiamo visto tanti esempi molto vari e soprattutto molto validi. Ognuno di questi 18 lead magnet può essere utilizzato in tutti i settori del mercato a qualsiasi livello. Ma così tanta teoria può confondere. Quindi eccoti 7 esempi pratici realizzati da noi sarti del web con le nostre manine. È importante che ti passi il messaggio che il lead magnet è importantissimo per tutti i tipi di attività, è molto utile perché fa riferimento non al settore del mercato in cui sei, ma ai bisogni insiti in ogni essere umano, quindi nel tuo potenziale cliente. Quindi ti farò vedere degli esempi a partire da piccole aziende sino ad arrivare a quelle molto grandi. Cominciamo con Paola Pisetta, una nostra cliente da tempo, che ha un'attività chiamata La Cartolaia, cose belle per scrivere bene, quindi è fondamentalmente una cartoleria, un negozio gestito da una persona, che per quanto possa essere brava è comunque solo una persona, questo per dirti la dimensione dell'attività. Vediamo il suo magnet a 2 pagine, quindi è anche stampabile, molto carino, con colori molto accesi perché devono riflettere anche l'ambiente di cui parlano. Quindi ecco la presentazione, sono Paola La Cartolaia, mi interessa la scrittura, di cosa parlerà questo magnet. Questo è una guida al brush, Paola, come si pronuncia? Aiutami tu.
Come vedi, l'impatto visivo è importante. Il font, i colori, le scritte, le sottolineature. Ogni concetto va ripreso e sottolineato in maniera che sia che arrivi all'occhio, che sia facilmente comprensibile, utilizzando sia scritte che immagini e foto. Ovviamente è un bellissimo magnet perché l'abbiamo fatto noi sarti del web, non per vantarmi o cose del genere, ma insomma quello che sappiamo fare lo facciamo bene. Quindi questo contenuto viene dato tramite una sponsorizzata alle persone interessate a questo argomento. Andiamo avanti a un altro cliente. Parliamo di JMV. Titolo: Abbi cura di splendere, meraviglia. Come vedi è diversissimo rispetto a quello precedente. Colore molto più tenue e molto meno impattante visivamente, nel senso meno contrasto, molta più eleganza. Perché? Perché la titolare, Valentina, si occupa di beauty routine per la pelle sana e naturalmente bella delle sue clienti. Quindi abbiamo, come vedi, un tono totalmente diverso. Scritte più delicate, immagini più delicate, colori più tenui, come dicevo, e riferimenti continui a quello che è il mondo in cui sono immerse le clienti di Valentina. E quindi in tutto il magnet viene spiegato la diversità del prodotto che questa azienda propone, a cosa serve e, come vedi, è una guida. C'è la beauty routine per la pelle grassa, per la pelle secca, per la pelle normale e mista, per la pelle sensibile e per la pelle matura. Quindi divide i vari tipi, ok? E poi propone ovviamente il prodotto o servizio dell'azienda cliente. Sto parlando come se fosse uno schema perché fondamentalmente non è molto diverso da questa azienda alle altre che vedremo, perché è il sistema che funziona. Molto bene, passiamo a quella seguente e cambiamo totalmente ambiente perché è l'azienda Certificare Casa. Queste persone si occupano di dare guida alla certificazione, tutto ciò che devi sapere per vendere casa senza il pensiero di sgradevoli conseguenze. Perché non so se lo sai, passiamo alla visione a due pagine, ma per vendere casa servono dei documenti. Non è una cosa, cioè è una cosa recente, non è una cosa molto risaputa, e spesso è una cosa di cui ti rendi conto quando sei già verso la vendita. Il notaio ti dice: perfetto, servono questi documenti, dove sono? E tu caschi dal pero. Quindi questa guida deve spiegare alla persona che cosa serve, quali tipi di documenti e quali sono i pericoli se non ce li ha, perché ci sono dei pericoli notevoli. Al di là di non poter vendere l'immobile, ci sono proprio delle multe se la casa non c'è stata una, cioè se non sono state sanificate, per esempio, sanate i problemi, tutti quelli che possono essere difetti della casa rispetto a quello che è stato depositato al catasto. Non sto a farti una cultura su questa cosa, se vuoi sapere di più basta che vai su certificarecasa.it. ecco, per esempio ci sono le call to action. Questo magnet viene scaricato lasciando mail e numero di telefono, quindi poi il potenziale cliente viene già contattato quando lo rilascia. Comunque, come vedi, è molto semplice, spiegato con parole chiare una cosa che normalmente sarebbe complessa e poco fruibile da una persona che non è dell'ambiente. Mi piace fare questo lavoro perché io, come sato, perché poi scopro cose di tantissimi settori che non c'è. Ecco, una cosa importante, viene spiegata poi la garanzia a vita su quello che viene fatto da Certificare Casa. Andiamo avanti, parliamo di CNA. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. È un consorzio, cioè questa confederazione è nata nel 1946, è importantissima, distribuita su tutta Italia, e la sezione di Bologna ci ha dato in mano la campagna di acquisizione di nuovi contatti. Quindi cosa fanno? Il CNA offre servizi alle aziende, tutta una serie di vantaggi per i loro associati, e quindi la campagna presenta a tutte le persone che sono giovani imprenditori o vorrebbero diventare imprenditori i vari vantaggi, i pericoli di essere imprenditore, cosa va fatto, cosa non va fatto, e come vedi tutto spiegato in maniera grafica, lineare, semplice, pulita, con schemi. Quali sono i vantaggi di associarsi a CNA?
fare azienda da solo o essere appoggiati a un gruppo che ti tutela e ti dà tutta una serie di consulenze e servizi utili. Cosa importante, cosa non siamo, vi dico, già dal magnet si scrive, si dice cosa non c'è, cosa non viene fatto in questa azienda, importantissimo per far capire subito al potenziale cliente di cosa di qual è la cosa che troverà in questa azienda. Passiamo infine a un'azienda molto più grande. Siamo partiti con Pisetta, che è una piccola cartoleria gestita da una persona. Ora siamo a Filicori Zecchini. Chi è Filicori Zecchini? È un'azienda che fattura 20 milioni di euro all'anno e produce caffè. Quindi gestiamo la comunicazione di questa azienda e abbiamo creato la guida come si ottiene il caffè perfetto. Il target sono persone che amano il caffè, che non lo prendono semplicemente per modo di così per fare, lo prendono come momento di raccoglimento, di degustazione di un sapore particolare, buono, ok? Che magari sono per quelle persone che scelgono quel bar invece di quell'altro perché ha il caffè più buono. E quindi qua c'è tutto un discorso su come nasce il caffè, cosa rende il caffè unico, viene spiegato i vari elementi del caffè, quindi l'intensità del colore, la tessitura, l'intensità olfattiva, tutte cose che se non leggi questo magnet non puoi sapere. Ecco, sono informazioni in più rispetto a quelle che sono comunemente risapute. E quindi man mano che passa di pagina in pagina il potenziale cliente capisce la differenza tra farsi un caffè male e farsi un caffè bene, e poi ovviamente c'è Filicori Zecchini che propone i suoi prodotti 100% arabica, forte e così via. Ora vediamo un prodotto totalmente sarti. Questa è una checklist, come abbiamo visto, un tipo di magnet molto semplice, come identificare il tuo cliente su misura, come è fatto il cliente ideale, che caratteristica è il cliente perfetto, eccetera eccetera. Quindi spiega direttamente cos'è intanto il cliente su misura, perché magari una persona non lo sa. Dopodiché dà delle indicazioni su come utilizzare questa checklist e passa direttamente alle domande che devi farti per capire il tuo cliente chi è. E vedi, domanda, spiegazione della domanda, scrivere, domanda, spiegazione della domanda, scrivere, semplicissimo, è una checklist, sono 27 domande per delineare perfettamente il tuo cliente, e quindi questo è un contenuto che utilizziamo per attirare persone nella newsletter. Forse anche tu che stai seguendo la puntata sei arrivata qua grazie a questo materiale. Te ne voglio far vedere un altro che è sempre riguardante, arrivando in fondo, ovviamente ci deve essere la call to action, prenota la consulenza gratuita col tutor dei sarti del web. Cliccando si va a finire su isartidelweb.it/contattailtutor, perché nel momento in cui si ha lo strumento, lo si vuole utilizzare, ma se vogliono avere veramente i risultati bisogna affidarsi a un esperto, ovviamente. È come andare in palestra da soli o con un personal trainer. È ovvio che si avranno migliori risultati col personal trainer. Ultimo materiale che guardiamo, il report di Cartere Bellese. Questo è sempre un materiale nostro. Cartere Bellese è un nostro cliente. Questo è la storia di come Stefano, il titolare di questa azienda, ha aumentato il proprio fatturato del 21% e quadruplicato l'utile nell'anno della pandemia, grazie al lavoro con i sarti del web. Quindi questa è la sua testimonianza, se l'abbiamo sia video sia scritta, messa in rivista, messa in magnet. Questa per esempio è una risorsa che è nell'azienda di Stefano che noi seguiamo per aiutare la sua comunicazione. E quindi l'impatto grafico è importantissimo, deve essere bello da guardare, deve essere una cosa che attira sia per quello che è scritto, ok? Sono cose importantissime qua, cioè il cliente ha fatto più 400.000 euro quando si aspettava di fare meno 20, ha fatto più 21. Quindi il concetto è molto importante, ma è altrettanto importante la grafica, il modo in cui lo proponi alla persona, ok? Ha quadruplicato l'utile, bello, sì, ma se fosse scritto in un file brutto, sporco, messo male, no, cerca di capire quello che intendo, passerebbe meno al cliente. Quindi ecco, fondamentalmente questi sono i 7 esempi che volevo farti per darti un'idea di cos'è un magnet e di quanto può essere utile per attirare contatti. E adesso la domanda magica: cosa ci facciamo con i contatti dei clienti una volta raccolti?
Vedo tanti, troppi imprenditori e imprenditrici che fanno questo passetto, raccolgono i contatti e poi puff, niente. Io lo so che è difficile cambiare abitudine, io lo so che tutti noi desideriamo, anch'io lo confesso, che il cliente arrivi e compri da solo. Ma questo non succederà, non succede più, o almeno non succede con una frequenza tale da permetterti di sopravvivere solo con questo caso. Le persone vanno accompagnate, vanno consigliate, vanno portate da lì dove sono, a dove vuoi che siano, cioè in quel posto in cui ti portano i loro soldi. Ma come fare? Che azioni intraprendere? Come comportarsi? Ne parleremo nelle prossime puntate. Domenica prossima esploreremo le potenzialità dell'algoritmo che governa i social, come funziona, cosa vuole e come puoi utilizzarlo a tuo vantaggio per guadagnare di più. Detto questo, detto tutto per oggi. Io sono Enrico Cecchini e ho fondato iSart del Web, un'azienda che si occupa proprio di questo, portare clienti all'attività tramite la comunicazione online. Pubblicherò un contenuto ogni settimana, ogni domenica, su come il digitale fa prosperare aziende in tutto il mondo. Se vuoi saperne di più, mi trovi su isartdelweb.it, ma anche sulla piattaforma social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast, perché questo è il futuro che attende le aziende e il futuro anche tuo della tua attività se vorrai prosperare nei giorni che verranno. A presto!